saluto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ecco, in un angolo del convento, l'eremo. Oggi qui per raccontarvi una storia legata a Padre Pio, di come Padre Pio accoglieva tutte quelle persone che vivevano nello sconforto. Ad esempio Gina, che racconta questa storia a Padre Marcellino Iasenzaniro. Il mio fidanzato, a 2 mesi dalla data fissata per le nozze, con un semplice bigliettino da visita, mi ha liquidata scrivendomi «Sei libera». E non si è fatto più vedere né sentire, sono così piombata in un grande avvilimento nell'angoscia più nera, piangevo notte e giorno, i miei non sapevano cosa fare per sollevarmi. Un giorno lessi su un giornale che qui a San Giovanni Rotondo viveva questo frate che confortava, guariva. Ho pensato subito a lui e di fare un viaggio e scendere da lui. Accompagnata da una zia, nell'ottobre del 1952 partì per San Giovanni Rotondo e dopo 2 giorni giungemmo nella cittadina Garganica. Unico albergo, Santa Maria delle Grazie. Dopo cena la proprietaria ci disse: se volete per andare a messa da Padre Pio io vi chiamo alle 2 del mattino. Anche stanche accettammo la proposta, fatta con gentilezza e premura. Dormimmo pochissimo, al mattino vidi per la prima volta Padre Pio. Siccome avevamo portato anche dei fiori, dopo colazione ritornammo anche in chiesa, ma mentre salivo i gradini del piccolo piazzale mi si avvicinò una donna, Angela Serritelli, che mi disse: tu sei la ragazza malata d'amore, è vero? E come sapete queste cose? Le chiesi. Mi manda Padre Pio e mi ha detto che vi dovete fermare, dovete passare da lui. Ma noi non abbiamo qui una banca che ci possa dare dei soldi. E Angela le disse: ve li presto io. Ma voi non mi conoscete, come fate a fidarvi di me? Di questo non ti devi preoccupare. Non so che indicazioni abbia potuto dare Padre Pio a quella messaggera di conforto, racconta Gina Deiana, per individuarmi. Ebbi però questa sensazione di essere capitata in un mondo nuovo, come in un paradiso terrestre. Il giorno dopo mi fu offerta la possibilità di vedere più da vicino Padre Pio, quindi quando mi guardò con i suoi occhi grandi dissi dentro di me: ma questo è Gesù. Telefonai a casa per informare mamma che ci saremmo trattenute più del previsto. Ricordo che di fronte alle obiezioni che lei mi opponeva io esclamai: io mamma qui ho l'impressione di essere arrivata in paradiso. E di rimando replicò: ma questa è impazzita. Finalmente poi mi confessai da Padre Pio. Prima cosa dissi: per la tristezza e l'abbattimento di essere stata lasciata dal fidanzato non faccio più la comunione, voi però lo sapete che non ho fatto niente. E quel singolare confessore mi tranquillizzò, mi disse di stare calma, di non pensare più a quanto era accaduto, perché quell'uomo era un mascalzone, avevo un'altra donna. Continuai allora la confessione, accusandomi tra l'altro di rispondere qualche volta a mamma. Però dopo ti penti, è vero, disse Padre Pio, mi diede così l'assoluzione e mi ritornò con la pace nel cuore. Passai a baciargli la mano e mi diede un'immaginetta di Gesù, Gesù maestro. Il padre non finiva di stupirmi, io nella mia preghiera amavo contemplare Gesù. Di suo pugno Padre Pio mi aveva anche scritto: Gesù sia il centro di tutte le tue aspirazioni. E quando si avvicinò il giorno della nostra partenza, Padre Pio ci affidò anche 2 bambini orfani da accompagnare in un istituto a Torino, cosa che facemmo come se avessimo ricevuto un privilegio grandissimo, proprio per la fiducia che egli riponeva in noi. Ritornata a Genova, volli incontrare quell'uomo, nonostante il divieto di Padre Pio. Mi recai con una mia amica in quella che avrebbe dovuto essere la mia casa. Feci la fila nella saletta d'attesa e quando fu il mio turno entrai. Rimasi sorpreso. Gli dissi: sono andato da Padre Pio e mi ha detto che sei un mascalzone e hai un'altra donna. Lo ammise, aggiungendo che di lì a 2 mesi si sarebbero sposati. E gli replicai: mi hai fatto correre il rischio di impazzire, ma Padre Pio mi ha salvata, ridonandomi la pace.